Sì, definitivo dell'Aula della Camera il disegno di legge sulle pene alternative al carcere che contiene tra l'altro anche la depenalizzazione dell'immigrazione clandestina. Il testo è stato approvato a Montecitorio con 332 sì, 104 no, tra cui quelli dei 5 Stelle, e 22 astenuti. Sull'abolizione del reato di clandestinità dei deputati grillini, durissime le proteste di Lega Nord e Fratelli d'Italia. Intanto Beppe Grillo torna ad attaccare il Premier Renzi, mentre il Movimento 5 Stelle ha rilanciato la proposta di un referendum sull'euro. Il servizio di Andrea Bovio. Di lezioni di democrazia il movimento non ne accetta. Siamo gli unici a prendere le decisioni in rete, dice Grillo, su tutto. E proprio mentre la democrazia sta morendo con le riforme di Renzi, noi vogliamo rispettare la sovranità popolare. Anche sull'euro, su cui insistono i 5 Stelle, ci vuole un referendum. È fattibile, dicono, basta una legge costituzionale che indica un referendum di indirizzo ad hoc, come nell'89, quando gli italiani sono stati chiamati a pronunciarsi sul potenziamento del ruolo dell'Europa. Un'Europa che, insiste il movimento, deve cambiare. L'Europa non può solo darci compiti da fare. Siamo stufi che ci tratti come un alunno da bacchettare. Bisogna cambiare passo. Noi del Movimento 5 Stelle andremo a Bruxelles per questo. L'Europa deve tornare ad essere come una comunità, veramente, e non come un'entità vuota e che fa paura. I 5 Stelle restano convinti che le prossime europee saranno un successo. Nonostante il fango che arriverà, dice Casaleggio, stanno già preparando dei dossier su di me. Quanto a Marine Le Pen, vada per la sua strada, ribadisce Grillo, le alleanze in Europa le stabiliremo in seguito con gli iscritti.